Mezzi di trasporto pesanti, cartellonistica inesistente e residenti esasperati. È la segnalazione di Giorgio Renzoni, che ha chiesto più volte al comune di Fano di trovare una soluzione per il tratto della rotatoria di via Settima Strada nel quartiere di Bellocchi per il continuo passaggio di camion di grosse dimensioni. C'è la circolazione di mezzi pesanti, quanto invece ci sono dei divieti, invece immancabilmente non rispettati. Ho segnalato questa cosa diverse volte all'ufficio competente della viabilità, tempo fa a Cristian Fanesi quando era lui il responsabile, poi successivamente Fabiola Tonelli, sono andato per ben due volte, l'ultima delle quali i primi di agosto di quest'anno, ma non ho visto segno di mostra a questo cartello che ho alle spalle, abbattuto già allora il 4 di agosto. Gli ho inviato anche le foto ed è rimasto così questo cartello. Qui i camion che proseguono verso la zona industriale, ci dice Renzoni, rimangono bloccati prima del sottopasso della superstrada troppo basso, creando molti disagi. Il cartello di altezza massima c'è, ma soltanto a pochi metri prima, mettendo così in difficoltà gli autisti, con manovre anche pericolose e il conseguente danno ai cartelli stradali. Scene come queste, aggiunge il residente, sono diventate frequenti. Ovviamente girano su questa strada, l'ottava strada, si trovano sotto un ponte dove non passano, via in retromarcia, casini tremendi, negli orari di punta specialmente, file chilometriche, suoni di clacson e così via. Noi che abitiamo qua è una cosa insopportabile, tanto più che lo stesso questi mezzi pesanti mi creano danni anche alla casa, ben visibili, camion con 35 tonnellate di portata, bilici, tire autotreni che immancabilmente tutti i giorni fotografati e filmati, ne potrei fare proprio veramente una videoteca di tutte queste cose che ho. Quindi il problema è che questi camion purtroppo qua non ci devono passare. Colpa di questi continui problemi, oltre alla mancata segnaletica, sono anche i navigatori che tracciano il percorso più veloce tagliando per il centro abitato del quartiere. Chiedo per l'ennesima volta, sono 3 anni e anche più che mi ci batto, che qualcuno non faccia solo promesse da marinai, ma intervenga veramente con qualcosa di concreto, che poi questo concreto secondo me basterebbero 2 semplici bei cartelli visibili a zona Biricocco, che fermi questo transito da zona monte, zona mare, e nella rotatoria di via Campanella che venga dirottato il traffico sulla zona industriale. Non c'è bisogno di passare dentro un centro abitato.